Presente a Laurino per una tappa di una lunga serie di incontri, l'eurodeputato della Lega e di Identità e Democrazia Valentino Grant ha puntato il focus sull'importanza strategica delle piccole e medie imprese, non solo al sud, ma in tutta Italia e in Europa. Questo è il dodicesimo incontro. Siamo partiti proprio dalle aree interne e lo testimonia il fatto che siamo qui questa sera. Proprio perché noi crediamo che bisogna partire dalle aree interne, perché l'Europa ci chiede di lavorare nelle aree interne e mette a disposizione tanti fondi. Però il problema che noi abbiamo è che c'è poca informazione. Allora la nostra missione è quella di portare in giro, partendo dalle aree interne, quelle che sono le opportunità europee e nazionali per tutelare e far crescere le imprese che vivono con grande coraggio, perché le imprese che lavorano nelle aree interne meritano un doppio applauso nelle aree interne. Quindi noi, la nostra missione è questa. L'Europa sta facendo tanto per le PMI, che come definizione sono le piccole e medie imprese, proprio perché rappresentano lo zoccolo duro non solo in Italia, lo diremo questa sera, ma in Europa. Considerate che su 25 milioni di imprese il 99% sono PMI, sono piccole e medie imprese. E l'Europa punta tanto, ne vedremo questa sera, con una serie di iniziative, di fondi che mettono a disposizione proprio per aiutare le piccole e medie imprese in alcune criticità. Tra queste il passaggio generazionale, che nelle imprese familiari è un elemento molto importante. Parleremo di capitale di rischio e di accesso al credito. E inoltre parleremo della nuova direttiva sulla sostenibilità per quanto riguarda il bilancio di sostenibilità, che da una parte offre una grande opportunità, però è anche molto insidiosa. E noi spiegheremo ai piccoli imprenditori come affrontare questa, trasformare questa preoccupazione in una grande opportunità. Uno dei problemi che abbiamo in questo momento è la scarsità di progetti, soprattutto se parliamo di PNRR legato agli enti locali, che voi sapete sono enti locali e imprese. Scarsità di progetti e purtroppo anche la qualità dei progetti. Ma la ragione è molto semplice: non si può chiedere a un piccolo comune, magari di 800 anime, di avere una struttura in grado di gestire un progetto PNRR, non tanto di realizzarlo, ma di rendicontarlo, quando noi sappiamo tutti che i comuni, soprattutto i piccoli comuni, soffrono molto la mancanza di personale. Quindi è chiaro che bisogna fare una riflessione su questo argomento. Il PNRR è un'opportunità per collegare soprattutto il sud al nord, e un'opportunità perché oggi l'Europa è per la prima volta nella storia che si fanno delle opere con i soldi europei, e quindi è una dimostrazione che l'Europa c'è. Quindi è la prima volta che con i risparmi di un olandese o di un francese vengono fatte opere in Italia o viceversa. In ultimo, da un punto di vista di un europarlamentare, come vede la regione Campania? Se parliamo di sanità, la sanità è un disastro della regione Campania. Personalmente ritengo che sia stata utilizzata male, veicolata male. E ritengo che la sanità come l'istruzione devono essere settori strategici di una comunità, che non possono avere anche delle ricadute politiche, cioè devono essere libere dalla politica. E purtroppo questo non è accaduto.